Cronologia. Salve a tutti signore e signori e ben ritrovati sul mio canale. Siamo arrivati finalmente al capitolo finale di Rise of Rome, ragazzuoli. È stata veramente faticosa, ma porca mignotta, ce la stiamo a fare. Dopo aver ucciso con santa pazienza i due cazzo di figli dell'imperatore bastardo Nerone, adesso, l'ultimo capitolo, difendiamo Roma con i cazzo di denti e poi, finalmente, andiamo a scannare quel ciccione di Nerones. Comunque ragazzuoli, banda di ciance, stiamo a chiacchierare già troppo, andiamonos. Si riparte come al solito. Non il recluta, non il soldato, non il centurione, ma in caso di leggendario Olivi Rosso. Udic, un tempo aveva in pugno il suo destino, ora lei è alla testa di 1000 tribù. Le loro belve da guerra ci assediano, il degrado di un impero in rovina bussa alle porte della capitale. E si muoiono gli elefanti, porca troia! Scelte, Nerone, ma sembra che sia solo il popolo di Roma a pagare per te. Tu sia paga per te. Abudic, il tuo nemico non era Roma, ma Nerone, l'assassino dei nostri padri, e noi saremo vendicati. Ma se Roma cade, il nostro mondo piomberà nell'oscurità. Ah, Gesù! Il caos seminerà devastazione. Io non permetterò mai che questo accada. Porco il clero, aggiungerei, ci stava proprio bene. Sta cazzo di persiana. Allora ragazzi, arrivano i barbari a Roma. Quindi prima di andare a vendicarsi con Nerone abbiamo promesso di difendere Roma, porco il clero. E adesso la super armatura dona. La super armatura. Ok, i romani se stanno a cagare sotto, mo devo fare qualcosa per alzare il morales. Cautela, Marius. Le difese della città spingeranno quegli animali in questa piazza. Ok. Una supremazia numerica schiacciante. La supremazia ce l'ho sempre io, non ha capito. In questo spazio il vantaggio si annulla. E se gli dei vorranno, Roma vedrà un nuovo giorno. Arrivano. Strilla, strilla. In posizione. Qua roba seria, signore. In posizione. Stai calmo, sfido, devi rivedere con calma. Detto questi sanno manco che vuol dire posizione, ma noi. Bello, così mi piace. Così mi aggusti. Allora, ragazzi, proveremo a farlo Mario, senza. Pensa morire. Tu allo scorpione. Cazzo. Cazzo, buoni, buoni, tranquilli, tranquilli. Mario, gli arcieri sono in posizione. Cazzo tu fa? Usa lo scorpione per uccidere l'invasore della linea di dimensioni di mia, porfa minchia. Batteria con i cubi, laggiù! E un attimo tacci tua, a me da un cazzo di tempo per capire. N'ha capito! Vaffanculo, porca troia! Ma come cazzo si fanno avanti così? Ah. Bello, dillo prima che devo buttarci l'olio! Devi versare fino all'ultimo momento! Capito? Stai calmo, sia una babbo. Gli arcieri saranno più efficaci contro gruppi numerosi rispetto a singole unità. Leggendario, ma come fa a mirà? Vaffanculo! Attacca gli obiettivi! C'è il sole! Calmi! Mamma mia, che pazienza! Niente, preso alla sprovvista! Ok, lasci, osta, mi stanno a fare un cazzo. La va. Oh! Toccare! Che dovevo fare? Ok. Ok. L'obiettivo è fuori portata, signore. Basta, porca troia, mi date pace. Mi fate respirare, piccoli bastardi. Ah no, no, che gusto c'era. Toccare.
Uno. Bello, così mi piace. Sì, ma che cazzo devo da fare poi? Elefanti da guerra, concentrati su di loro. Sì, elefanti da guerra, non ero scusato. Porca la lurida puttana. Tirato. Tu zia sta fa riportata. Cazzo, c'è fantasmi dentro casa. Oh! Porca mignotta, buoni un po'! Quanti cazzo sono questi? Ero scordato, cazzo! Ho detto che il penultimo capitolo era più difficile, ma questo mi sbagliavo! Affanculo! Arcieri a sinistra! Che cazzo devo prenderla? Non vedo un cazzo! Senza arcieri, sto ammazzando tutti, sto ammazzando! Ammazzia! E qua? Non ci sto capendo un cazzo, o meglio, ci sto a capire, ma non ci sto a capire! Marte, aiutaci! Abbiamo perso gli arcieri! Raddoppia gli spazi, Mario! Raddoppia gli spazi, non gli è basta, capito? Sto a provare, sto assistendo. Ero veramente scordato quanto fosse tosta qua. Ok, ok, cazzo, che sta concentrati, perché sennò qua vi famo tutto da capo. Poi c'è da incazzarsi seriamente. Elefante da guerra. Vaffanculo, adesso che cazzo. Oh, la colpisci lì, io già sono venuto a gratis, io non volevo di... E così mi pagavi. Sono venuto a gratis, ci siamo messi a rompere i coglioni, eh. Cazzo. Cazzo. Ma quanti cazzo siete? Fatemi fiatare, datemi pace. Non rompono niente, non preoccupare. Non rompono niente, non ti preoccupare. Elefante da guerra in arrivo! Ok, elefante da guerra. Raga, infiniti, infiniti, porco il clero, infiniti! Mannaggia la diavol coste! Ecco qua. Vai cazzo. No, perché noi morimo, vamo. Ma che cazzo stai a dire? Mezza volta, 5 minuti e abbiamo finito. Che cosa? Forza. Oh, qua stava più gli schiaffi. Stiamo prendendo le botte in testa. Questi selvaggi non finiscono mai. Dobbiamo fermarli. Attaccare! Guiderò il contrattacco, mi serve ogni uomo ancora in... No, sarò io a condurre. Non ce la farete mai. Stai calmo. Non posso lasciare a te tutta la gloria, giusto? Porta donna pizza, senta lei. Lasciami un po' che donna in guerra. Forza. E da avanzate. Ecco. Così mi piace il comandante. Forza! Avanti! Porca troia, questi sono comandanti! Oh, sì! Se è così... Ecco, devo dire... Hai capito il comandante quanto ragazzo? Oh. Hai capito il comandante? Dai così! Dai così! Ah, e mo arriva Budicca. La prima cosa è non strillare dentro casa nostra. Come fa il dottor Maggio, mo c'è pure una donna.
l'elefante se n'è andato. Hai colpito lei o hai colpito l'elefante? Hai colpito l'elefante. Cosa cazzo ti avvicini così a lei? Ecco, chi ci sta bene? Porca mignotta. Non strilla! Porco il clero! Ecco qua. Punto di controllo, roba molto interessante. Adesso dammi lo scudo, bravissimo lo schiavo, e si parte. La riserva della quarta coorte è riunita, ma hanno sfondato le linee, squadre d'assalto girano per la città. Ah sì? Mo ci pensiamo tutto noi, chiaro. Forse. Tutto chiaro? Allora, cominciamo. Oh cazzo. Oh, allora, come ti ha capito, io vengo in pace. Non è vero. Non è vero che vengo in pace, io vengo per stuprarti. Oh, oh. Non è successo niente, sei solo stato appena stuprato. Quiz del giorno dice questo. Cosa? Cosa? Un altro? Ah beh, fa pecora, il lupo se la magna. Quanti siete? Guida i due uomini attraverso. Sì, signore. Il porco il clero. Andiamo su. Avanti! Perdi qua! Pippiamo noi, arcieri, bla bla bla. Dobbiamo aprirci un parco. Vitellio si trova dall'altra parte. Ok. Tu laggiù! Datti da fare! Sì, signore. Squadra. Questo chiamasi schiavo. Senti, io mi metto. Legionari! Postazione difensiva sulla sinistra! Arcieri sulla destra. Arcieri! Dietro di me! Copritemi le spalle! Rimozione iniziata. Oh. Siamo calmi, cazzo, eh. Porca mignotta. Arcieri, copritemi. Allora. Oh, buoni un attimo, qua non ci sto a capire in cazzo. Arcieri, copritemi. Devo andare a coprire questa posizione, perché sennò vengono. Ci fanno il pelo. Oh, arcieri, copritemi. Arcieri, ci siamo. Ok, questi sono troppi. Ok, però se ci rifacciamo qui adesso. Evitiamo molti problemini. Quello che mi chiedo io, cosa sta succedendo sulla nostra sinistra adesso? Perché secondo me sulla sinistra stanno stuprando i nostri compagni. Oh cazzo quanti sono. Ok, 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 uno è passato, tocca stuprarlo adesso. Ma non è un problema, non è un problema, giusto? Ok, giusto Marius, bravissimo. E che devo fare però? Su! Ok. Te pare? Te pare che quello stronzo passava? Te pare che lo stronzo passava? Per la prima cosa, stai calmo! Oh. E due, eccoci qua. Eccoci qua, ci siamo no. Ci siamo no, non ci siamo sì. Ok, mettiti in marcia e aiuta Vitellio. Mettiti in marcia e aiuta Vitello. Roma non cadrà. Sa il cazzo che non cadrà, Marius. Si muoversi, 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 muoversi. Adesso arrivati qui, c'è un ciccione che non sa che vuole fare.
subito. Gli diamo una bella sculasciatina. Ok, ce le togliamo dal cazzo immediatamente. Ciccione di merda. Io non c'ho niente contro i ciccioni, però questo è un ciccione di merda. Dovete sapere che ci sono dei ciccioni di merda. Vuol dire che io ce l'ho con i ciccioni. Però ci sono dei cazzo di ciccioni che devono essere stuprati. Così. Tipo questo. Cazzo. Scusa, questo doveva essere più facile di capirlo, come dicevo, ma in realtà aspetta che ci ho capito un cazzo. Allora, famoso subito a capire così. Primo, sei un ciccione di sangue. Secondo, quando io ti faccio, come perdere tutta la vita in due nanosecondi. Ok, con questa mossa potrei recuperare un po' di vita. Ciò vuol dire che potrebbe essere roba preziosa. Allora, con questa mossa potrei salvarmi un pochino. Ok, ok. Ok. Finalmente. Mostrilla! Ok, te ancora sta a combattere con una donna, mentre io sto a buttare giù tutto la gente. Ecco, bravo. Il comandante ci ha... ci ha salutato. Ora Cronobis c'è per il comandante. Questa l'ho sentita anch'io. Marius, sei ancora tutto intero. Lo sappiamo tutti. Là era bello che camminava mezzo corpo a metà. Era finito il gioco. Marius, figlio di... Rialzate. Alzati. Ti mostro questa, vedi? Il destino ti attende. Guardati intorno. Come posso evitare la caduta di Roma? Mama, non, con un mama non mama. Non perdere tempo a strappare i pedali. Taglia la testa. Artoro. Budik. Budik. Eh sì, Budino. Che ammassa pure Budik, me l'ho scordata. Poi critica la situation. Sì, Marissa, caro. Generale, non le tratterremo ancora a lungo. Budik. Signore. Signore, non so quanto potremo... Se muore Budik, potremo, perché quelli si cagano sotto. Chi si è incazzato qua? I dei non sono con noi! Dobbiamo... Ripiegare? Fuggire? È per questo che sei qui? Che hai lasciato i tuoi uomini? Gli dei stessi ci hanno invocato. E tu vuoi fuggire? Dovrei ucciderti io stesso. Tu disonori i tuoi uomini. Tu disonori me. Tu disonori Roma! Porca troia. Te lo giuro, Centurione. Roma non cadrà. Non oggi. Oggi noi combatteremo.
e vincere... Annuncia ciò che resta della sesta legione di rinforzare il fianco occidentale. Richiama la quinta dai quartieri vecchi. Io radunerò la quattordicesima e impegnerò il nemico di fronte al palazzo. Va! Tutto chiaro! La linea frontale terra. Mi hai gasato, ragazzo, con questo discorso. Mi hai gasato e adesso ti prometto che li scanno tutti. Ok. Ok. Qua stanno tutti a morire. Ok, arrivati qui. Ok. E qua, generale, le forze di Budicca hanno invaso il foro. Gli ordini? Colpiremo la guardia di Budicca per eliminarla. Ok. Detto fatto. Uccidi i barbari sulla riva del fiume. La stiamo pure senza vita, proprio. Tanti corni barbari. 2, 3 e 4. Quanta critica qua, ragazzi. Non parla poco perché è diventata veramente tosta la cosa. È diventata veramente, veramente tosta. Ok. Buono come il pane, vai di sotto. Usa lo scorpione per riversare il recipiente d'olio sui nemici. Abbiamo difese antiassedio sul lato esterno. Un colpo dello scorpione farà esplodere la pece. Arrivo, arrivo. Perfetto. Tenete aperti i cancelli! Muoversi! Dirigi per la linea successiva. Venite, signore. Arrivo, arrivo. Pure che non mi ricordo un cazzo, però arrivo. Arciere di supporto della diciannovesima. Seguitemi. Laggiù! Fornite supporto! Ok. Avanti, ci sono dei fila. Uccidi tutti i nemici che attaccano i romani. Se ti levi dal cazzo, magari. Scoccare! Okay. No, 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 non ci siamo. Scoccare! Perfetto. Scoccare! Buoni. Uno. Scoccare! Vai, vai così, e uno, e dos, e tre, e quattro, e cinque. Ok. Fino a qui ci siamo. Uccidi tutti i nemici, sto a provare, cazzo, ma... Non morono, cazzo! Che dobbiamo fare? Scoccamo? Come si è buggato il gioco? Sto cazzo, come si è buggato? L'ho buggato io il cervello, ma... Ok. Seguito i uomini. No, no. Muoversi! Vamonos, vamonos. Ah, fammi passare che sei indeficiente, te! Ok. È Budicca sull'elefante da guerra! Cerca di penetrare le difese del palazzo! Che artiglieria abbiamo?
Là, sul crinale, c'è uno scorpione! Non mi ricordo veramente grido. Elefante! Signore, gli elefanti sono troppo corazzati! Ecco, scorpione è la nostra unica possibilità di abbattere! Che cazzo faccio? Tacci ostio, che cazzo mi è strillata? Oh cazzo! E mo qua che devo dopo? Fammi passare, cazzo! Ok. Ok. Eccoci, arrivo. La stronza, eccola! Mamma mia, te voglio dare un cazzo a tontezza, ti rispondi, via, vedi questo qua! Doveva essere morta, però la stronza è risorta. Non vuole morire questa. C'è manche il film. Sei proprio una donna inutile. Una personaggio inutilizzabile proprio. Tu cazzo! Ah, mo scappi! Quindi che io adesso ti faccio le penne, mi ti cucino arrosto. La prima cosa. Oh, bella battaglia. Ci rivediamo, Romano. Stavolta cederai o perirai. Cederai o perirai? Lasciarti devastare Roma? Mai! Invece se te stacco la capoccia. Possiamo budica. Vincere entrambi. E io non posso lasciare che tu mi ostacoli. Mo te lo spiego io, Hai capito, budino? No, perché mi sa che non hai capito contro chi cazzo te sei messo. Porca vera, quanto è tosta a parare questo. Uno, due e tre. Uno, due e tre. Uno, due e tre. Uno, due, tre. Budino, affanculo, ce l'hai te. Adesso vai di sotto, ti do un bel calcio in culo, mi ricordo. Un calcio in culo. Ah, in petto gli ha dato, sullo sterno. No, era molto meglio in culo. Cedi. Allora, budicca. Ah, budino, mi hai rotto il cazzo, budino. Uno. Uno, due. Porca mignotta. E tre. Non bisogna farsi scappare questo perché... Ok, dai che gliela famo, regà, prima botta, qui risparmiamo. Ci risparmiamo il tempo. Oh, ecco la fine da zoccola! Eccola! Portasci tua! Sacca gliela adesso! Marius, figlio di Roma. Uscisore di buticca mi devi chiamare. Figlio di Roma, uscisore di buticca. Scannatore di barbari. Diversi. Il fatto ci vuole nemici. Questo ma è in un'altra vita. In un'altra vita, forse. Non in questa. No. Non in questa. Dai, ragazzi. Fallo, capoccio. Romano. Fallo. Centurione Severo, a me! Sistemalo sul punto più alto. Sì, i barbari fuggiranno. E noi vinceremo.
chiaro che non sei qui per proteggermi. Eh no, caro amico Fritz, adesso... lo cassi amari proprio. Hai massacrato la mia famiglia. Questo pezzo è uno spettacolo. Hai mandato Roma in rovina. Tutto quello che è successo, questo inutile bagno di sangue, ha origine dalla tua gelosia, dalla tua vanità e dalla tua arroganza. Aspetta! Da. Dimentichi la profezia dell'oracolo. Io posso farlo, l'hai detto tu stesso. Vi imploro. Porgimi il tuo pugnale. Così potrò morire da imperatore. Anche se non ho vissuto come tale. Eppure qua c'è casca. Marius, un'altra stronzata a dovuto. Guarda. Dici che i barbari sono stati sconfitti. Quindi non sono loro a bussare alla porta, ma i miei pretoriani. Guardie! Guardie! Damocle qui! È qui per uccidermi! Proteggetemi! Guarda che dormione Marius. Guarda, sarà a dormire. L'uomo è proprio uno spettacolo. La fine del gioco è uno spettacolo, signori. Il Viscidor si nasconde. Marius, lo stronzo amico mi prova a tradire. Hai una vaga idea dei problemi che mi hai causato? No, però stai a crescere un po' troppo. Ho dovuto penare per rimettere ordine nel mio disegno? Sua. Era tutto programmato. Leonzius è morto, imperatore. Non è questo il momento, Boudicca. Corri. Eh sì. Perché? Che è un fio della mignotta. Sì. Per distruggere Roma e la sua insulsa idea di civilizzazione. Ecco. Marius, attento! Bastardo. Voi mortali avete i vostri giochi e noi dei i nostri. Ma il gioco ha le sue regole. Oh. Eh sì, te ne devi innà. Questo pezzo è uno, penso, uno dei pezzi più belli giocabili di tutta la storia dei videogiochi. Allora, arrivati qua sbucavano dappertutto. Eccoli, infatti. Oh cazzo, infatti qua sto a fare proprio una brutta fine. Sì. So pure una coltellata alla schiena, il Viscidor. Ecco. Porca troia, qua devo stare attentissimo. Vedete che spettacolo, regà, sto cazzo di pezzo. Merita tutto un gioco solo sta scena. Ok. Qua è roba storia proprio. Oh. Bello! Beh, mamma mia, ragazzi miei, che sta succedendo? Non mi devo sbagliare, perché se no... So cazzi! Bello! La cattiveria allo stato brado. Ormai non ci ferma più nessuno. Non ci ferma più nessuno, regà. Mamma mia, che cazzo sto a fare. Ma non vedi? Eccolo. Eh sì. Questa. Purtroppo siamo arrivati alla frutta. Ecco qua, ma tanto non c'è ridabile sta scena, quindi non possiamo fare veramente un cazzo. Bello. Mamma mia, raga. E qua?
Ok. E tu? Ammazzale da solo, vai prima, sto incazzato nero. Bello. Ma ne ha prese tante. Ho prese troppe. Caro Marius, sei arrivato alla frutta. Con onore però. Però sempre alla frutta sei arrivato. Cazzo, cosa rischiamo? Bello. Porca troia, raga. Cattiveria. Mamma mia, che cattiveria. Mamma mia. Mamma mia, raga. Mamma mia. Praticamente sono un morto che cammina. Incazzato nero. Nerone, già hai paura, mo? Fai bene. Peggio di un dio, sto incazzato. Oh cazzo, oh cazzo! Ogni volta sta scena è sempre meglio. Ecco. Caro il bastardo, siamo arrivati alla frutta. Regà. Roba seria. Il caro Marius ci sta salutando. Eh sì. Ora cronobise per il Marius. Ah, hai capito, mo sì. E se ne vanno tutti. I dei si divertono, mentre i romani si offrono. Col tempo, Roma guarì e la sua civiltà fiorì e prosperò ancora una volta. La città, liberata da un eroe mai celebrato, progredì per migliaia di anni. Roma avrebbe resistito. Da allora. Fino alla fine dei giorni. E ci hanno fatto pure la statua. Che a Roma però sta statua non c'è più, raga. Abbiamo concluso questa spettacolare serie di Rise of Rome a livello leggendario. Ci ha regalato tante emozioni, perlomeno a me. Soprattutto, mo lascia stare perché lasciate perdere perché sono di Roma. Ah, veramente figa. Io penso che pure chi non è di Roma questa serie la amerà moltissimo. Anche rigiocata dopo 2 anni dell'uscita del gioco, regala sempre grandi emozioni. C'è anche un piccolo progetto per questo gioco, forse stanno tirando su il 2, quindi staremo a vedere. Un caloroso abbraccio a tutti quelli che continuano a seguire questo canale. Vi vedremo sulle prossime serie che andremo ad inserire sul canale, ragazzi, che saranno veramente tante. Quindi ragazzuoli, ci si vede al prossimo video. Mi raccomando, spacchiamo tutto come al solito. Bella, raga!